Allora, io questa ve la devo assolutamente dire. Bene, avete presente quei distributori automatici, quelle macchinette, dalle quali uno prende tipo gli snack, le patatine, il caffè? Ora esistono dei distributori automatici, delle macchinette dove uno può inserire il proprio cellulare e venderlo. In cambio di soldi, soldi veri, contanti che escono direttamente dalla macchinetta e che tu ti infili nel portafoglio. Ok, io non mi stupisco mai di quello che la gente si inventa. Bene, prima di farvi vedere questo misterioso macchinario, ragazzi, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su e raggiungiamo gli 8000 mi piace per un altro video in cui vi mostro qualche altra roba assurda. Tipo, lo sapete che esiste lo spazzolino da denti Apple? Beh, se volete vederlo, lasciate un mi piace. Allora, questo macchinario si chiama Eco ATM e si può trovare in una catena di tipo supermercati che si chiama Walmart in America. Ecco, questo è il problema. In America. Ma sono sicuro che non tarderanno ad arrivare anche in Italia. Adesso facciamo una video reazione a questo coso. Voglio vedere una persona che è andata lì da uno di questi macchinari e ci ha messo il proprio cellulare. Ok, ecco qui il macchinario, cioè questo bel robottino che ci dice di accendere il telefono e sbloccarlo. Che tipo di dispositivo vuoi vendere? Vabbè, puoi vendere un sacco di dispositivi. Rimuovi le custodie, case, adesivi. Chi è che attacca adesivi sul cellulare? Poi bisogna inserire una specie di QR code adesivo sul telefono. Ah, sul retro del telefono. Io sarei curioso di provarla questa roba, vi giuro, ragazzi. Ok, adesso dice di connettere il telefono al macchinario. Oh, che figata! E dove va connesso il telefono? Ah, praticamente si apre tipo lo sportello del bancomat. No, che figata! C'è proprio l'entrata del cavetto. Ah, tu prendi il telefono, lo colleghi e lo metti dentro questo macchinario. Oh, che figata pazzesca. Ecco, io avrei un po' di paura a lasciare il mio telefono là dentro. Chissà che succede. Ci saranno tipo i raggi X, i raggi gamma che vedranno tutti i mini graffi del telefono, tutte le cose. Ok, e dopo questa approfondita analisi ti dice di che telefono si tratta, se il telefono è vendibile e quanto vale. Devo ammettere che è veramente una figata. E poi, se tu lo vuoi vendere, ti prendi i soldi all'istante. Ovviamente uno può decidere se venderlo oppure no. Il telefono, la macchina si riapre e te lo restituisce nel caso tu te lo voglia riprendere. Altrimenti non so dove se lo risucchia la macchina, sinceramente. Andrà tipo in un universo parallelo. Io sarei curioso di farlo, provandoci a mettere l'iPhone d'oro. Chissà che diamine succede? Pensate che c'è addirittura gente che ci ha messo dentro degli iPhone X falsi. Ovviamente la macchinetta non gliel'ha riconosciuti, no money. Però adesso sono curioso di sapere, se io vado là e decido di vendere il mio iPhone X, quanto me lo valuta? Per questo, ragazzi, sono andato a fare delle ricerche su internet ed ho scoperto che c'è proprio un sito di queste macchinette. Allora, è facile, vieni qui, vieni in uno dei nostri negozi, portaci il telefono e ti diamo subito i soldi. Sì. Ma quanto mi date? Allora, andiamo qua a cercare tipo sulla lista dei dispositivi, no? Se io decido di vendere il mio iPhone X, che ha, se non mi sbaglio, sì, 64 GB, quindi ce ne sono tanti. Addirittura i cellulari vecchi, i tablet, gli MP3, Samsung Galaxy, Apple iPhone. Ok, iPhone X, eccolo qui, selezioniamolo. Bene, ah vabbè, questi sono tipo gli operatori strani americani. Noi mettiamo quello base da 64 GB. iPhone X 64 GB Other, altro operatore. Quindi, eccoci qua. È uno scherzo. Praticamente il mio iPhone X, che in Italia è costato quasi 1200 euro, se lo vendo a questa macchinetta mi vale dai 45 ai 290 dollari. Se non è un furto questo, ok che va bene, in America l'iPhone costa meno e questo si sa. Sì, però passare da 1200 euro a un massimo di 290 dollari, che in Italia saranno tipo 250 euro. 250 se ti va bene, perché te lo possono valutare anche 30 euro. Beh, direi che non conviene molto questa macchinetta, eh. Quindi, non so realmente quanto convenga utilizzare queste macchinette. Ragazzi, voi ne avete mai vista una? Io sono stato in America.
questa estate. Sono stato anche a uno di questi centri Walmart. Non sono andato dentro a vedere, a saperlo. Se sapevo che avrei trovato una di queste, sicuramente sarei andato a vederla di persona. Ma ora che so quanto ti valutano l'iPhone, mi sa tanto che non la utilizzerei mai. Bene ragazzi, quindi siamo giunti al termine di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto e spero che questa cosa vi abbia sorpreso proprio come ha sorpreso me. E se volete vedere altre cose sorprendenti sul canale, ragazzi, come ad esempio lo spazzolino da denti della Apple, lasciate un bel pollicione in su, raggiungiamo gli 8000 mi piace per il prossimo video, iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi video, appunto seguitemi sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram, mi trovate con il nome di Golden Jumpy e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti ragazzi.